Era il 4 agosto del 1983. All'improvviso, all'orizzonte, a un miglio da questa spiaggia di Punta Secca, il mare prende fuoco. Un rogo. Si trattava di un cargo greco che affonda proprio in quel momento. Maurizio Bugè era presente tra i testimoni oculari di quel naufragio. Sì, cosa ricorda? Ero presente, ricordo appunto che bruciò per 3 giorni la nave. Ci furono i soccorsi e poi la stessa affondò il 4 agosto di quell'anno. Ho cercato dopo di andare a fare delle immersioni, dopo qualche mese, perché è stata bonificata, e quindi poi si sono potute fare tutte le immersioni quando ancora il relitto era spezzato in 3 parti. Sì. Cosa sappiamo di quella nave? Dove andava? Cosa trasportava? Quanto era grande? È lunga all'incirca 140 metri. Il trasporto non si sa. E chiaramente i primi interventi li fecero i pescatori di scoglitti per portare la gente arriva, quindi salvarli. Poi del resto non si sa nulla, anche a livello giornalistico non si hanno documentazione, almeno fino a oggi. Oggi quello che sappiamo è quello che è accaduto sott'acqua in questi 39 anni dal giorno dell'affondamento, quello che ha visto e documentato questa mattina il nostro Riccardo Cingillo. Un'immersione non difficilissima, tra i 15 e i 30 metri di profondità, ma certo un po' ostacolata dalla visibilità, che qui non è mai perfetta. Sì, siamo stati fortunati perché avevamo 5 metri circa di visibilità, ma la cosa qua c'è sempre corrente, quindi abbiamo avuto una doppia fortuna. Siamo scesi sott'acqua e mi sono reso conto subito della vita, dei colori che c'è praticamente su questo relitto. Ho documentato queste trine di mare che non avevo mai visto così grandi, sono circa 40-50 cm di diametro e quindi si vede questo colore di queste trine di mare attaccate sulla lamiera del relitto, anche se sono passati tanti anni ancora si vede la lamiera viva. Poi ho fatto tutta la parte della chiglia e ci sono delle spugne giganti, quindi vedi queste spugne, queste carrellate col blu sopra, devo dire che è sempre affascinante arrivare sul relitto per la prima volta. Una storia che ancora conosciamo solo relativamente, Maurizio, purtroppo, giusto? Sappiamo poco di questa nave cargo, sappiamo il nome. Sappiamo il nome, che è Chios Reefer, che è bandiera greca, batteva, però poi di tutto il resto, perché bruciò, perché affondò, non si sa nulla. Riccardo, tu sei entrato nelle stive di questa nave, cosa hai trovato? Questo è il periodo della mucillagine, quindi come vediamo dalle immagini è tutto coperto. Vedi questa mucillagine che ha coperto tutto il relitto e sotto c'è questa esplosione di colori, quindi anche le trine di mare si trovano sotto la mucillagine, quindi la corrente li fa muovere, si vede il rosso e la mucillagine. Le spugne hanno colonizzato tutto questo metallo e quindi si vedono queste esplosioni di rosso, giallo, blu e quindi è sempre emozionante. Poi ovviamente entrando nelle stive vedi le finestrelle dall'oblò, questo blu intenso che penetra, quindi secondo me è affascinante fare le immersioni nel relitto.